18 maggio 2017, 18 maggio 2018, un anno dall'apertura del rinnovato Politeama qui nel centro storico della città di Tolentino. Una bella occasione per rivalutare questo storico posto tanto amato dai tolentinati. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla fondazione che porta il suo nome. In effetti, quando io ho voluto creare sulle orme del Nazareno Gabrielli e di mia moglie, che è stata l'ultima presidente del Politeama, ho voluto riscoprire questa realtà di Tolentino, realtà che per anni era stata assopita, addirittura abbandonata. Questo posto, c'erano gli archivi del ricordo, gli archivi del comune, figuriamoci. Quindi anche qui, con una certa dinamicità e con l'aiuto di grandi architetti, oltre a Michele De Lucchi che lo ha studiato, parlo di Barbara Capecci, parlo di Eugenio Francioni, locali, siamo riusciti a tirare su in breve tempo questa realtà, che si congiunge in una realtà storica purtroppo negativa per il nostro territorio, perché stavamo in pieno periodo terremotato. Quindi a maggior ragione è stata una riscoperta per quelli di Tolentino questo posto, ovviamente rimesso in luce dalla sapiente creatività di Michele De Lucchi, e oggi che lo facciamo e lo apriamo per tante occasioni, tutti ci dicono quanto è bello, e questo per me è una grande soddisfazione. Ad un anno dall'apertura del Politeama di Tolentino si fa un primo bilancio: 58 spettacoli live fatti durante questi 365 giorni, 76 le proiezioni invece cinematografiche. Con il direttore artistico Massimo Zenovi parliamo un po' di tutto quello che è successo dalle tre serate inaugurali fino ad oggi. Beh sì, abbiamo voluto fare tante attività, tanti spettacoli, proprio per dare un segnale forte di riscossione del territorio, di dare nuovo entusiasmo e anche di accreditamento del Politeama non solo a Tolentino ma in tutto il territorio. E abbiamo avuto una bellissima risposta, perché tra gli spettacoli live, il cinema, abbiamo avuto oltre 10.000 presenze in platea, quindi 10.098 presenze precisamente, quindi sono tante, e abbiamo visto tanta gente che è venuta dai paesi circostanti, da Macerata, Civitanova, tante persone per cui il Politeama è diventato attrattivo, diciamo, un'attrazione della città. Non ci fermiamo, chiaramente faremo tante altre cose, però il Politeama deve proseguire nella sua vocazione di centro per le arti e per lo spettacolo. Abbiamo fatto anche tanta formazione, perché come tutti sanno qui ospitiamo le lezioni di danza del liceo coreutico, del centro teatrale San Gallo, della scuola Danza Mi, poi le lezioni di teatro, di canto, le lezioni, un corso di cinema delle Officine Mattori, alcune lezioni dell'Unitre, tanta formazione, 3.300 ore di formazione. Quindi tutto questo deve diventare un po', come dire, il bacino per costruire il pubblico di domani e per costruire una coscienza culturale sempre più ampia.